Salve carissimi amici YouTube e bentornati nella soffitta di camera mia. Nell'intenzione degli editor della DC, tutto quanto doveva ruotare attorno alla Justice League, di cui finalmente ho letto la storia principale, edito nel volume Library New 52, al prezzo di 17 euro, quindi non proprio economico, ma per una storia del genere potrebbe valerne la pena. Sono i primi 6 capitoli della gestione New 52 dedicata alla Justice League, dove per l'appunto vediamo la formazione di questo supergruppo. Quindi vediamo tutti i personaggi più o meno classici, quindi Aquaman, Wonder Woman, Superman, Batman, Lanterna Verde, Flash e stranamente anche Cyborg, che in questi New 52 viene elevato a membro fondatore della Justice League, cosa che voglio dire, io non conosco l'universo New 52, l'universo pre-New 52, quindi mi sembra un pochettino straniante anche a me comunque questa presenza piuttosto anomala, un personaggio che neanche conoscevo, mentre gli altri vagamente erano un pochettino più iconici. Tuttavia, le sue origini, che vengono raccontate qui insieme alle origini della Justice League, sono molto interessanti, sono piuttosto ben realizzate. Geoff Johns, autore di questa prima arco narrativo, ma al momento di tutto la Justice League New 52, si prende i giusti tempi. È una storia che procede molto molto lentamente. Ai disegni abbiamo Jim Lee, il sempre pulitissimo e sempre bellissimo Jim Lee, che fa veramente un lavoro spettacolare pagina dopo pagina. Qui abbiamo la cosa carina di questo formato qui è che quando c'è una copertina, subito dopo ti viene presentata la copertina con le sue matite. E Dio mio, cosa non sono le matite di Jim Lee, anche senza colori, veramente spettacolari pagina dopo pagina. Un albo che solamente a livello visivo offre veramente tantissimo. La storia non è che non sia niente di che. Geoff Johns, come dicevo, si prende tutto il tempo per introdurre personaggio per personaggio. Abbiamo quindi in un primo momento solo Batman, poi Batman e Lanterna Verde, poi abbiamo Superman, poi ci viene introdotto Flash. Pian pianino ci mostra i singoli personaggi e le interazioni, dove già esistenti, tra questi personaggi, dove non esistenti, le prime interazioni tra i vari personaggi, il che risulta anche piuttosto credibile. Voglio dire, i personaggi in un primo momento hanno un po' di timore di Superman, in quanto non lo conoscono, non sanno che cosa voglia fare, non sanno chi sia Superman. Anche perché all'inizio di questa storia, in giro per il mondo, vengono ritrovate delle scatole misteriose che esplodono e dalla quale fuoriescono diversi mostri. Scatole di natura aliena, che neanche Al Jordan riesce a riconoscere tramite il suo anello, che è collegato a Oa, ha praticamente la conoscenza di tutto lo scibile dell'universo. Quindi, se nessuno sa cosa siano, diventa più problematico affrontarle. Quindi, sapendo che Superman è alieno, il dubbio che lui c'entri qualcosa ci sia. E quindi da qui comincia a subentrare tutta la trama, con tutta l'introduzione piuttosto lenta di tutti i personaggi. Con piuttosto lenta non voglio criticare il lavoro di Geoff Johns, anche perché poteva introdurre tutta la Justice League nel primo capitolo. Era fattibile. Vuol dire, l'autore di Justice League International nel primo numero presenta tutta la Justice League International. Qui invece Geoff Johns vuole andarci un pochettino più piano, quindi presentarci pian piano i singoli personaggi. Quindi non è una critica, anzi è un punto di merito per conoscere anche un pochettino e capire un pochettino meglio chi sono e cosa vogliono questi personaggi. Anche se alcuni rimangono molto molto vaghi, molto molto aleatori. Soprattutto quelli più, tra virgolette, potenti e quelli che sono introdotti verso la fine della storia, ovvero sia Wonder Woman e Aquaman, i quali arrivano un pochettino là nella storia e non hanno il tempo per essere approfonditi. Cosa che invece viene un pochettino, cosa che invece è totalmente diversa per, da un lato, Cyborg, che viene proprio introdotto, cioè lo vediamo che è ancora perfettamente umano e man mano che la storia avanza diventa Cyborg. Per Bruce Wayne, Batman, che è il primo personaggio che appare in questa Justice League e che un attimino ha modo di
capire che cosa sta succedendo, capire come muoversi, capire che cosa fare e capire i suoi limiti e le sue potenzialità per un gruppo e per la situazione che sta succedendo in quel momento lì. Quindi un albo che mi sento di consigliare a chi non conosce l'universo DC, a chi non conosce questi personaggi, un pochettino proprio per approcciarsi e conoscerli. Non è, lo si capisce, l'opera migliore per capire cosa stia succedendo, anche perché il nemico della situazione, che non dico chi sia per non rovinare il tutto, non lo conosco e non è che alla fine di questo albo dico, ah ok, è lui e fa queste cose qui. Non viene del tutto spiegato chi sia, cosa voglia questo avversario e dopo una lenta analisi dei singoli personaggi, non scoprire niente dell'antagonista mi ha fatto rimanere un pochettino con l'amaro in bocca. Chiude l'albo la backup che introduce il personaggio che in un qualche modo ha fondato e formato il New 52 Pandora, di cui non si sa nulla e penso la rivedremo non nel secondo, non nel terzo, ma nel quarto volume della Justice League, proprio a simboleggiare che Geoff Jones aveva un piano proprio a lungo termine, tant'è che ancora sta scrivendo dopo 4 anni e se le cose vanno per il verso giusto potrebbe essere una gestione decisamente superiore a quella di Scott Snyder su Batman, che sta facendo sì un bel lavoro, ma leggendo la sua gestione si capisce che sta navigando un pochettino a vista. Sa cosa succede nell'arco narrativo, ma non ha un piano a lunga durata. Geoff Jones, invece, già da qui pone le basi di eventi che succederanno nella Trinity War, quindi so già che saranno nei numeri 22, 23, 24 della Justice League. E siamo al numero 6. Quindi getta già le basi per eventi molto, molto futuri. Chiude una serie di editoriali che, lo ammetto, non li ho letti e quindi non posso giudicare, ma che potrebbero, perché non li ho letti, anche interessanti, in articoli di approfondimento sui singoli personaggi. Magari li leggerò a breve. E c'è anche tutta la cover gallery e tutta la variant gallery dei vari disegnatori che hanno disegnato per l'appunto le copertine variant e questa gestione della Justice League. Vi faccio vedere giusto quella di Greg Capullo, che apprezzo tantissimo in Batman e qui ha fatto un ottimo lavoro, e ce ne sono tante altre che veramente meriterebbero di essere viste, però vi rimando all'acquisto e alla lettura dell'albo, che costa nella versione library 17 euro, quindi immagino che costi sui 20 nell'edizione limited, che non si dovrebbe più trovare, quindi questa qui è l'edizione più economica che è possibile trovare, a meno che non vogliate recuperare i primi 6 spillati, che al prezzo di 4 euro l'uno, per 6 numeri, sempre 4,24, quindi costa un pochettino di più rispetto a recuperare solamente questo albo qui. Detto questo, ci vediamo alla prossima video opinione del canale.